Scambi, binari e impianti di segnalamento. È quel che sul lato verso Firenze si sta provvedendo a rinnovare nella stazione ferroviaria di Pistoia con un intervento da parte di Rete Ferroviaria Italiana di 7 milioni di euro. Sono interventi di potenziamento nella stazione di Pistoia e aumentano l'affidabilità e la disponibilità dell'infrastruttura, oltre ovviamente anche il regime di circolazione ambito stazione. Verranno sostituiti tutti i deviatoi, quindi la parte proprio di ferro a terra, la parte di trazione elettrica e gli impianti di sicurezza e segnalamento. È una fase molto importante e articolata, queste attività sono articolate appunto in più sottofasi fatte apposta per limitare al minimo quello che è il disagio per i clienti e i viaggiatori. Che conclusione prevedete? Questa tranche di lavori si conclude il 17 luglio per la parte che interferisce con la circolazione ferroviaria, diciamo con quelle minime interferenze che vediamo dall'orario. Andrà avanti però fino a tutta l'estate, fino praticamente al 19 settembre. La tranche di lavori in corso è l'ultima tappa dell'opera di modernizzazione della stazione di Pistoia avviata nel 2017, per la quale l'investimento complessivo è stato di 25 milioni di euro. Che ha riguardato nel 2017 la parte iniziale, che è l'adeguamento di tutta la stazione, con l'adeguamento del fabbricato dei viaggiatori, del sottopasso, l'installazione dei vetri retroilluminati, l'innalzamento dei marciapiedi, primo e secondo marciapiede, il rifacimento completo degli ascensori e tutti i servizi di stazione. Oltre a questo, nel 2019 abbiamo fatto un lavoro del tutto analogo a quello che stiamo facendo adesso per l'emistazione che guarda Firenze, lo abbiamo fatto lato Lucca. Abbiamo inoltre migliorato tutta la parte di trazione elettrica, compresa la parte di alimentazione, installando una nuova sottostazione elettrica con maggiori potenze, passando da una sottostazione con un gruppo da 3-6 MW a due gruppi da 5-4 MW. Molto importante, attivazione novembre 2020, c'è stato il nuovo sistema di distanziamento treni tra Prato e Pistoia, che fa capo appunto qui al cervellone che abbiamo nella stazione di Pistoia. L'installazione di questo blocco, si chiama in gergo tecnico blocco automatico a correnti codificate, è un intervento che migliora l'affidabilità e la disponibilità del transito dei treni tra Prato e Pistoia.